Angelo, modo migliore di chiudere l'anno con questa bella vittoria in 3-7 contro Sora, il modo migliore per aprire l'anno invece sarà un big match importante, molto bello, tutto da giocare, tutto da vivere contro Perugia. Sì, vediamo insomma se la Befana si porta il carbone. Sì, adesso intanto ai ragazzi, come avevano chiesto loro, insomma, ho chiesto di un certo atteggiamento in campo per sigillare un percorso che non è diciamo, la squadra più grande del mondo, ma per questo gruppo nuovo è un percorso fatto di applicazione e di stare insieme tanto tempo già stati, e quindi era giusto concludere così. L'anno nuovo sicuramente molto impegnativo, adesso al di là di quella partita là, insomma, Perugia è Perugia. Noi quando torneremo ci proveremo, però insomma non c'è solo quella partita lì, c'è da riprendere un cammino, però adesso è giusto che i ragazzi stacchino perché sono proprio pieni. Sono pieni e sono reduci anche da 18 vittorie consecutive che non arrivano per caso. Questo non so, perché a volte non si può avere la verità quando si vince e quando si perde, non trovarla, insomma. È stato un bel percorso, proprio se ci sono tante motivazioni non lo so, però i ragazzi stanno bene e questo qui è diciamo, un buon motivo per poter sperare, per essere fiduciosi nel futuro. Poi dico sempre, avere il petto in fuori, soprattutto nella Superlega, quando hai delle squadre così forti davanti, conviene poco, perché il rischio è proprio di cadere male, e quindi quello che chiedere ai ragazzi è di riprendere con entusiasmo umile, sapere quello che siamo noi, quello che sono gli altri, cosa vogliamo cercare noi. La scelta di Van Garderen tecnica oppure il discorso fisico per Russell? Sì, no, tecnica no, nel senso non perché perda poco valore a Marti, però non è che avesse fatto così male Russell per mettersi la panchina, abbiamo provato a gestire gestirlo con lavoro differenziato per potersi attaccare anche questi tre giorni di riposo, perché qualcosina al campionato del mondo è successo, non è stato quello grave che noi pensavamo, però insomma qualcosa è successo e ce lo siamo trascinati fino adesso, e quindi vediamo insomma se questo periodo qua adesso, quindi nei 10 giorni di gennaio, possa tornare con le prestazioni fisiche che insomma le riconosciamo. Ultima cosa, poi ti lascio andare. Bilancio del 2018 e auspici del 2019, visto che ormai siamo a capodanno. Ma a livello personale insomma mi piacerebbe che il 19 prendesse, facesse copia e incolla con il 18, no? Perché non siamo fatti solo di risultati, siamo fatti anche di lavoro, di relazioni, e poterlo fare per me in questo ambiente qua, la mia professione, è veramente un privilegio, e quindi se mi ritrovassi qua il prossimo anno a dire le stesse cose sarei ancora fortunato, quindi che il 2019 veramente possa fare copia e incolla. Per quel che riguarda invece l'aspetto sportivo, direi insomma che il 2019 e il 2018 ha portato insomma la crescita di un gruppo precedente, che secondo me può insegnare tanto a questo gruppo qua, perché è partito con grandi difficoltà, ma è un gruppo, come sempre detto, formato di brave persone, e che alla fine insomma hanno fatto quello che la società gli chiedeva, e dopo insomma peccato per quella gara 5 di Perugia, dove Perugia ha fatto il suo, noi magari un pochettino di più potevamo fare, peccato anche per la semifinale, insomma dopo il 2018 è costellato molto non da tantissime sconfitte, ma quasi tutte con Macerata, con qualche partita con Civitanova, questo vuol dire il valore di queste due squadre qua, se le incontri spesso vuol dire che comunque qualcosa di discreto tu hai fatto, però la distanza tra noi e loro c'è, e noi dobbiamo
tenere duro, essere umili, cercare di provare a stare vicino, ma avere l'umiltà di combattere con tutte le altre per cercare intanto un posto al sole. Questo l'hanno fatto fino adesso, speriamo che questo che il 19 impari questo al 18. Mario Barbiero, tecnico di Sora, non è stato facile giocare stasera contro una Trento che ha messo tanta pressione a partire dal servizio. Beh, giocare qui contro un Trento così è veramente difficile. Noi abbiamo messo in campo al primo set, abbiamo provato le nostre carte, ma loro poi sono usciti fuori, hanno giocato come sanno, il secondo senza storia, il terzo abbiamo provato, ma un po' è mancata la convinzione a noi e un po' la qualità di Trento secondo me ha fatto da padrone in questa partita. Diciamo che non sono queste le partite nelle quali provare a prendere punti importanti in chiave salvezza. Ma questo assolutamente no, noi siamo venuti qua per affrontare questa squadra campione del mondo, tra l'altro a testa alta, potevamo fare qualcosina in più soprattutto per lo spettacolo, però è andata così, adesso dovremmo riprendere la nostra attenzione a quelle che sono le tappe fondamentali per noi. Luca Vettori, il modo migliore per arrivare al big match con Perugia, questa vittoria di questa sera in 3-7 contro Sora, le avete messo adesso tanta pressione dall'inizio alla fine e siete riusciti a fare un po' il gioco che volevate voi. Sì, assolutamente è stata una bella gara, quella che volevamo, siamo stati direi bravi fin dall'inizio e oggi concludiamo diciamo questo anno, 2018, siamo pronti e contenti e ripartiamo con grandissimo entusiasmo dal 2019. Anche perché il 2019 si apre col botto, arriva a Perugia sabato prossimo, c'è già il palazzetto esaurito, tantissima attesa, sarà davvero un partitone, che chiamiamo, sintetizziamolo così. Sì, sicuramente noi cercheremo al massimo di dare show, di dare spettacolo e loro altrettanto, sarà, crediamo, una bella partita da vedere e da giocare. Che bilancio puoi fare del 2018 e i tuoi auspici per il 2019, visto che ormai mancano poche ore al Capodanno? Sono sempre un dramma in ste robe, comunque no, il 2018 è stato molto bello, molto intenso e direi che il 2019 ci aspettiamo possa essere altrettanto intenso, ma con tante perle di bellezza. Marta, vittoria preziosa, vittoria arrivata anche in modo netto, avete messo tanta pressione a partire dalla battuta addosso a Sora ed è arrivato un bel 3-0 importante in vista di Perugia. Sì, assolutamente, è molto importante finire così. L'anno, il periodo che stiamo facendo è chiudere il 5 di gennaio, continuiamo a giocare, però comunque è stato un 2018 per questa squadra molto bella. Bisogna chiuderla bene, abbiamo fatto, anche se all'inizio comunque non eravamo così lucidi, magari concentrati, però dopo è venuto fuori il vero Trento, è andato bene. Arrivano adesso arriva Perugia fra una settimana e sarà un vero big match. Sì, stiamo in realtà già pensando a quello, non che oggi non era importante assolutamente, abbiamo preparato bene, però qui a Perugia vogliamo fare una gran bella partita e dai, anche altri hanno avuto spazio e dovremmo essere pronti 5 gennaio.